Un pareggio che lascia l'amaro in bocca non solo per le occasioni sprecate, ma soprattutto per un approccio completamente sbagliato nella prima parte di gara. Il Barletta impatta a reti bianche contro il fanalino di coda putiolana e cestina l'opportunità di accorciare le distanze dal gruppetto di testa. Mister Farina si affida al 4-2-3-1, tra i pali torna Piersanti, mentre in avanti spazio al tridente lo Iodice, Lattanzio e la Vopa alle spalle dell'Unione. Punta Scaringella. Marra sul fronte opposto si affida ad un 4-3-1-2 e la putiolana a stappare la gara al 13° con D'Ancora che ci prova dalla distanza, palla fuori ma non di molto. La risposta del Barletta arriva 2 minuti più tardi, il fendente di lo Iodice però viene respinto dall'estremo difensore campano, Lattanzio sulla ribattuta non punge. Al 18° è ancora lo Iodice dall'out di destra a scaldare i guantoni di Lamberti. I biancorossi faticano a trovare il bandolo della matassa, ma tornano a farsi vedere con Maccioni al 38° che addomestica un cross di La Vopa e calcia. Conclusione che sfiora il bersaglio più grande. Barletta che alza i giri del motore agli sgoccioli della prima frazione. Prima è Maccioni a provarci palla alta, poi è La Vopa a colpire dalla distanza. Attento Lamberti. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa pronti via e putiolana subito pericolosa con K che a pochi passi da Piersanti spara alto. La risposta del Barletta arriva a stretto giro. Vice Domini illumina per Scaringella, il diagonale del numero 65 si spegne sul fondo. Al 56° Padalino pesca Maccioni che in torsione trova la risposta di un ottimo Lamberti. Il monologo biancorosso prosegue. Al 60° il tiro di Lattanzio sporcato dalla retroguardia granata fa la barba al palo, mentre sul calcio d'angolo successivo è Lamberti a prendersi la scena sull'incornata di Scaringella. L'occasione più clamorosa tuttavia capita sui piedi di Lattanzio che dopo una serie di batti e ribatti in area manca clamorosamente la sfera sulla linea di porta. Il Barletta ci crede ma deve fare i conti con un Lamberti in giornata di grazia e l'estremo difensore campano infatti ad abbassare la saracinesca sul colpo di testa di Petta al 75°. Al 76° invece il tiro a botta sicura di Scaringella viene salvato sulla linea da Mignogna. Le emozioni proseguono anche nello scorso finale di gara, quasi sul gong e lo Iodice a sparare alto da buona posizione. Finisce 0-0 al Puttilli.